Guardate qua come li incarta alla perfezione. Ecco qui che abbiamo fatto anche l'ultimo raviolino. Questi fogli che costano sui 100 yen. Ne sono venuti 50, 50. Impuntandosi di diventare il prossimo vincitore di MasterChef, Seba non demorde i fornelli ed oggi cucina nuovamente per noi. Oggi farà gli yaki gyoza, ossia ravioli alla griglia cinesi. Inoltre, ci svelerà qualche curiosità su questo piatto in base alla sua esperienza di quando viveva in Cina. Ed ecco perché l'aria in Cina è così inquinata. Se cucinava lui, chissà che casino dopo i pasti! Ciao a tutti ragazzi, nuovo video di cucina. Oggi stiamo preparando i ravioli cinesi. Adesso vi faremo vedere come la mamma di questo mio amico sta preparando questi ravioli cinesi buonissimi. C'è lo zenzero e l'aglio, la carne e poi c'è il nirà e poi hakusai. Vi ricordatevi di mettervi i guanti se fate i ravioli cinesi, che sono importanti. Mixate tutti questo miscuglio. E dovete praticamente farlo diventare una pasta omogenea, il più omogenea possibile, che così si può mettere dentro il raviolo. Questa qua si chiama proprio la pelle dei ravioli, che dovrete mettere dentro i vostri ravioli, praticamente ne mettete qua. Si può anche fare questa, io quando ho vissuto in Cina l'ho preparata, però oggi non abbiamo il tempo perché tra poche ore devo partire per l'Italia. Qua la pelle dei nostri ravioli è molto facile da preparare. Se non avete la nira, che non si trova tanto in Italia, potete anche metterci cabbage e cavoli. Questi qua praticamente ne potete fare 50 di questi, vedete? Tutti questi bastano per fare 50 ravioli, rendiamoci conto. E guardate, quindi per fare attenzione vede di dividerli già, che così è sicura di prenderli giusti, no? Guardate qua come li incarta la perfezione. Qua il primo raviolo. Bisogna mettere un po' di acqua ai lati, che così si attacca, e poi fare la formina. Adesso vado a lavarmi le mani, così provo anch'io a fare i ravioli cinesi. Ci riuscirò? Lo scopriremo tra poco. Ecco qua, prendiamo il nostro gyoza no kawa, quindi la pelle del raviolo. Prendiamone un po', così. Mettiamo i resughi. I resughi? Ok, mi ha detto che è un po' troppo, quindi togliamo un po', così va benissimo. Prendiamo l'acqua, lo mettiamo ai lati, giusto? Poi chiudiamo. Così, e voilà, sugakireni dekita. Guardate come mi è venuto bene il mio raviolo. Dovete mettere l'acqua in modo che si chiuda bene, sennò quando li andate a bollire poi si aprono e non è bello. Guardate qua, sono 27 e qua sta andando avanti, qua ne stiamo facendo tantissimi. Ovviamente io ho deciso di non fare più ravioli perché faccio un po' schifo, però sono bravo a mangiarli, quindi vabbè. E poi comunque io ho detto, se partecipassi mai a MasterChef mi troverei un bel team di persone che così posso dirigere, no? Così faccio fare per benino tutti i ravioli, quindi vengono benissimo. No? C'è un profumo buonissimo. Ecco qui che abbiamo fatto anche l'ultimo raviolino. È bastato per fare tutti questi ravioli, ma dovete sapere che comunque costa veramente poco preparare questi ravioli cinesi, perché comunque pensate che la niwa costerà 100 yen, poi ci sarà hakusai che sono 30 yen, poi c'è dentro questi fogli che costano sui 100 yen, che sono quelli per fare la pelle un po' del nostro raviolo, e poi ci va la carne che saranno 200 yen, quindi voi potenzialmente con un 200 yen potete mangiare 3-4 volte questi ravioli. Guardate che meraviglia. Ne sono venuti 50, 50. E adesso questi vanno bolliti per essere pronti. Chi li vuole assaggiare? Chi li vuole assaggiare? Dovete aspettare finché l'acqua evapora tutta, poi sono pronti per essere magnati. Quanti ravioli, tutti fatti alla piastra. Bene, sono pronti anche i nostri ravioli. E questi erano quelli fatti da me, che ovviamente si sono aperti. Ma comunque guardate che buoni. Mettiamo un po' di aceto, un po' di salsa di soia e un po' di questo olio cinese super piccante. E adesso assaggiamo un ravioletto. È molto più buono di quello dei ristoranti, è bello piccante. Spero che questo video di come si preparano i ravioli cinesi vi sia piaciuto. Noi ci vediamo domani alle 2 con un altro video. Condividete il video e mettete un mi piace e commentate se volete altri video così. Look out.